Carissimi amici della Pomonotomia, buona domenica e come avevo promesso, ogni tanto quando... Mi scuso per la mia parziale nudità, ma in realtà si vedeva un poco semplicemente il fatto che le magliette poi non venivano più pulite perché questa sostanza, durante i saponi, tende a calcificare, no? Nel senso che quindi è meglio farsela così. E tanto voglio dire, non sconvolgo nessuno, quindi... Va bene così. Niente, quindi mattina prestissimo ci radiamo perché oggi andiamo a provare questa novità che è, eccolo qua, Mr. Red. Mr. Red francese, artigianato francese, un rasoio molto, guardate, particolare, con questa testa quasi futurista, se vogliamo dire quasi. Futurista come tipo di impostazione, come tipo di design, e questo manico veramente massiccio, vedete, l'acciaio, tutto acciaio, e rasoio molto molto importante come aggressività. E piccola variazione sul tema: nella foto vedrete le treat carbon, io l'ho provato ieri e non mi sono piaciute tanto su questo rasoio qua. E allora oggi andiamo di Astraverdi. Di Astaverdi, questo rasoio che io devo ancora imparare a gestire, cioè le cose non si possono fare così, no? All'improvviso, cioè, i rasoi vanno studiati, va capito l'angolo di attacco, va, insomma, quindi anche la lametta più adatta va in qualche modo scelta. Adesso ovviamente sarà un disastro aprire la scheda confezione nuova, perché quando uno è mattina presto un minimo di... Ma vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Astraverdi e Astra. Ormai il cervello è andato. Derby Verdi. Derby Verdi. Sarei, sono anche quelle nere. Eccolo qua. La metto Derby Verde. E andiamo a armare. Andiamo ad armare il nostro rasoio. Questo non fatelo a casa, non fatelo a casa. Ecco qua. Derby Extra Super Stainless. Lame da alcuni secondo me sottovalutate. Vediamo come si comportano con questo rasoio, che è un'esposizione, ragazzi, che voglio dire, scherzare non scherza. L'angolo di rasatura mi taglierò, però fa parte del percorso di crescita con questo rasoio. Ho messo a bagno. Cos'è caduto? Il rasoio. Oddio. Ho messo a bagno il Nero Ardesia di Max. Blocco di ardesia con inserto di vetro di Murano, guardate che bello, tasso assolutamente ottimo, compatto, sa ancora di sapone. E sapone, voglio di sapone, proviamo la linea di osmesi, l'antre du rosage 2, l'antre du rosage 2, che una chicca, perché è un'edizione limitatissima. Eccolo qua. L'Antre du Rosage 2. Il bandito, vedete, nella copertina. Vi faccio vedere anche il retro. Extra Cosmesi. Contiene tutta quella che è la nuova formula di Extra Cosmesi con una formulazione ottima, mai usato, quindi lo provo con voi. Eccolo qua, vedete ancora il marchio di Extra. Allora, come facciamo per non sprecare sapone? Ma io faccio così, guardate. Tanto bagno il viso, acqua calda. La barba è corta, però
Dovevo provare un attimo sul rasoio, cioè già è difficile così perché sono rasoi che poi quando poi funzionano, quando poi si prendono una mano sono perfetti, no? All'inizio chiaramente, quindi se si riaprirà qualche endpoint mi perdonerete, no? Allora, io farei così, io prenderei una giusta dose, può essere questa. Prego per il grigio antracite e andrei a farla digerire direttamente dal nostro pennello umido. Quindi andiamo a farla proprio digerire, no? Con la mano andiamo a farla metabolizzare dal pennello in modo che non vada niente sprecato, perché in ciotola purtroppo si fa così, dei pezzi rimangono inutilizzati. La mano si sporcherà, voi mi direte, certo che sì. E noi andiamo a fare una sorta di prebarba, no? Con questo rimasuglio. Ovviamente un po' d'acqua calda. E iniziamo il montaggio. È il tasso, ragazzi, io questi ultimi tempi ho usato molto sintetico, però cioè, non voglio fare paragoni volgari, ma cioè, c'è pelo e pelo, ragazzi, questo è pelo, vero? È come una cosa di plastica, no? Non so se mi sono spiegato, e le cose vere, no? Scusate la volgarità accennata, ma bisogna rendere l'idea. Poi mi rendo conto anch'io che gli animalisti potranno lamentarsi, anch'io ogni tanto vedo i tassi, dico cacchio, magari questo me lo ritrovo sul volto. Formula Sarcosmesi non tradisce mai, la nuova formula monta veramente alla grande e il profumo è veramente elegante, un'eleganza che va veramente provata. Peccato che sia limitata questa edizione, no? Il pelo in faccia è sempre una cosa fantastica. Ancora un goccio perché lo voglio leggermente meno compatto. Con le mani, le asciugo perché è delicato questo, cioè è delicata la situazione, perché questo è un rasoio che non scherza. Allora, vi dico già subito che come sensazione sulla pelle, lo sciacquiamo, le derby sono, per questo rasoio, assolutamente più indicate delle trite. Massimo rispetto a questo rasoio, eh?
Efficacia incredibile, ma attenzione. Non manca di rispetto. Incredibile perché, vabbè, non era lunga, però in una passata mi ha tolto via tutto. Ma noi non ci accontentiamo, no? Vero? Quindi liscia a capovisa, lo reidratiamo e facciamo un altro giro, un po' d'acqua, facciamo un solito misto pelo obliquo. Contropelo. Quindi piccola deviazione sul tema, nel senso che nella foto vedrete la treat, ma invece usiamo la derby. Stiamo usando la derby. Costo di questo rasoio che è in acciaio di grande qualità contenuto, siamo poco sopra i 100 euro. Andiamo con un bel obliquo. Anche la passata sulle labbra a casa non fatela perché ci vuole un po' di manualità, fatela dopo un po' di anni. Però pulisce bene intorno alle labbra, no? Questo è un vecchio Red Point, non è nuovo. Questo serie è un vecchio Red Point che era un taglio che mi sono fatto con uno Chavette, pensate un po', e ancora adesso mi fa ogni tanto perché era proprio un taglione. Sì, si riapre. Ma non è colpa di questo rasoio. Contropelo. Sciacquiamo un attimo. Contropeliamo. Laddove ce n'è bisogno, per cui non c'è veramente più niente. Eccolo qua. Allora, direi che il tanto agognato BBS è ottenuto. Sciacquiamo i ferri del mestiere. E tamponiamo il viso. No? Tamponiamo così. Vedete che il risultato è ottimo. Neanche se ne è aperto tanto, eh.
Ottimo. Come sempre, per non smettere di leggere e scrivere, Tires. Dov'è? Eccolo qua, guardalo qua. Il facial toner, un toner per la faccia, un tonico, con sostanze astringenti, witch hazel. La pelle come viene nutrita. E a questo punto lasciamo un attimo agire il nostro tonico e parliamo un po' di quello che abbiamo fatto. Allora, dov'è? Eccolo qua. Beh, io direi che questo Mr. Red francese ha accoppiato con le Derby, è una buona accoppiata, un'ottima accoppiata. Io ieri avevo provato l'accoppiata con la Treat, ma devo dirvi che questa è assolutamente più confortevole. Ogni lametta, io Treat Carbon l'adoro, ma ogni lametta ha il suo rasoio. Questo devo dire che l'ho provato con la Derby, funziona veramente bene. È un rasoio chiaramente importante, un rasoio che per pelli abituate, un rasoio insomma che non, guardate che esposizione della lama, adesso non so se riesco a farla vedere veramente bene in esposizione, ecco. E non è ragazzi, cioè, è un rasoio importante, quindi bisogna trattarlo con il dovuto rispetto. Il pennello ormai lo conosciamo, grande qualità artigiana italiana, nero ardesia, pezzo d'ardesia, quindi anche importante, pesante, no? Con anche il suo brand. E questo tasso che veramente si apre come un fiore, guardate che roba. Qua è rimasto ancora un pezzo di sapone, pensate. Tanto che trattiene. E vi dico quanto poco ne ha messo. E quanta schiuma ha fatto. E quanta schiuma ha fatto, soprattutto. Lo prendiamo subito. Eccolo, guardate che fiore. Guardate che fiore. Come gocciola. Perché beve acqua questo qua, guardate. Il pelo naturale, niente da fare. Se potete inventare tutti i dentifrici del mondo, ma il pelo naturale. Ripeto, col paragone un po', no? Ecco. E beh, concludiamo con un grande pezzo di profumeria. Qui devo fare i complimenti veramente a Donato, perché qui siamo su livelli di profumeria di nicchia. I sentori sono ben precisi, si sentono, si avvertono. Abbiamo una piramide olfattiva con la testa di fumo, agrumi, mela, cuoio, un cuore di mughetto, rosa bianca, violetta, terrosa. Un fondo con spezie calde, muschio, legni, ambra e vaniglia. Direi che di più non si può avere. Peccato che l'hanno fatto più piccolo, però vabbè. Se nella botte piccola ci sta un vino buono, ce lo facciamo piacere. Io vado ancora lo splash. E quindi me lo metto così. Ci vado un po' così e siamo a posto. Possiamo rimetterci la nostra felpa, perché a questo punto non avremmo fatto danni, perché sennò poi mia moglie mi dice: ma tu sei un delinquente, e io gli sbatto fuori di casa, e torto non avrebbe, perché con tutti i prodotti che ho invaso casa, in più le maglie che sì, rimangono sporche nonostante la lavatrice, e beh. Eccoci qua. Allora io vi saluto. Ecco qua. Fantastico. Vi auguro buona domenica. Vedete che quando c'è qualcosa da presentare lo presentiamo.
Quando non c'è niente, non presentiamo niente, tanto voglio dire, quello che vi è dovuto, cioè Dio è dovuto, quello che ho potuto insegnare, ho insegnato, quello che potevo insegnare, per quello che era la mia competenza. E bene così, e buona domenica e buona barba a tutti.